Ciao a te, a tutti ciurma e benvenuti nei giochini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil Separate Ways. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno signori e signori, dopo veramente ormai una vita. Io chiedo scusa veramente a tutti per questa pausa che c'è stata, ma ci sono state appunto ragazzi di mezzo le feste, fra una cosa e l'altra e altre mille cose, lo sapete benissimo sicuramente ragazzi, in questo periodo ho avuto tantissime cose da fare, quindi non ho avuto molto tempo purtroppo da dedicare ai video, per cui io ringrazio veramente di cuore come sempre tutti quelli che hanno un'immensa pazienza e che sono qui da oggi in poi di nuovo per seguire questi episodi. E allora ragazzi, bentornati e bentornata anche a me su questo DLC di Resident Evil 4 Remake. Ormai dovremmo essere vicini alla fine, se non ho capito male. Non so se questo sarà l'ultimo episodio, poi vedremo. In ogni caso ragazzi, non ricordo benissimo dove fossimo arrivati, fatto sta che di regola Ada sarebbe ancora inseguendo Krauty, se non sbaglio, perché dovrebbe essere ancora lui ad avere la famosa ambra. L'unica cosa che ricordo tremenda e orribile è che abbiamo rivissuto un momento davvero da incubo con il Regeneradores, momento che io spero ormai sia davvero finito. Quindi ragazzi, eccoci qua. Per quanto riguarda le munizioni dovremmo essere messi abbastanza bene, però se non sbaglio mi avete comunque suggerito di fare quanti più potenziamenti possibile. Fatto sta ragazzi che ormai purtroppo ho soltanto 16.000 pesetas attualmente, quindi a livello di potenza per ora non posso potenziare nulla. Io direi ragazzi che il caro Eusti come al solito mi fa una capa grossa così, perché non la smette un attimo di ciarlare mentre io sto appunto parlando. Fatto sta che siamo pronti, direi la zona che ci aspetta mi sa che non sarà una bella zona, anzi non lo sarà per niente ragazzi, ma proprio per niente. Quindi vediamo un attimino che cosa c'è, che ecco vedete come sempre il gioco poi mi risponde da sé. Mi sa che non c'è altro da vedere, anzi sì, qua sopra sì ragazzi, una torre di trasmissione. Devo andare. Ok, lì. Quindi è quello il punto che ci aspetta. Oh, che bello, che bello, che bello. Oh, qua c'è pure una sfida. Acchiappa gli insetti. Ma anche no, grazie. Non ci tengo, ma proprio per niente. Quegli insetti giganti, disgustosi, si sono insediati anche da queste parti. E te pareva? Cioè, non c'era bastato, vero? No. Ce ne sono altri tre da stanare. Il compito è semplice: trovarli e farli fuori. Sarà un gioco da ragazzi. Ah, ok. Perché ragazzi, si sta riferendo a quegli insetti che erano nascosti, se non sbaglio. Che io ovviamente non ho minimamente trovato, quindi chissà se questa volta ragazzi ci dovessi riuscire. Non credo proprio. Fatto sta che qua adesso sono membri per diabetici ragazzi. Oddio, non ce la farò mai. Ma what the fuck? Cioè, mi dovete dire, no? Se Ada c'ha la corsetta stramoscia, cioè uno come dovrebbe arrivare fino a qua? Sano e salvo senza farsi prendere, non ho capito. Allora, lì potremmo usare il battrampino, ragazzi, direi di stare attenti. Corriamo, ripariamoci. Perfetto, e via! Whee! Ok, perfetto. Qua tanto ci aspettano, te pareva ovviamente. Qua già c'è l'amico Frizz. Oh, che cazzo lanci? Animalo che non sei altro. E vai. Bada boom bam bam. Non ci prova. Oh, che bello che ha preso fuoco. E tu? E tu, e tu, e tu, e tu, e tu. No, 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 no. Porca vacca miseria. M'ha arrostito per bene il pezzo di merda. Pezzo di merda. Se ero riuscita ad uscire abbastanza sana, ragazzi, dalle torrette, niente, mi sono fatta piacqua come... Oddio, salve! Come una folla. Io vorrei solo capire perché siete così tutti nervosi. Non lo capisco, davvero. È da inizio gioco, da inizio game che... Oddio, perché non mi hanno dato la possibilità di ammazzarlo? Ah, mamma santa, allora... Pegetas e Pegetas, questo Pegetas e questo Pegetas. Se no, mi dovete dare qualche altro colpicino, per favore. Che dite? Intanto, ragazzi, sono costretta ad usare uno spray medico perché, ovviamente la salute sta già per abbandonarmi. Ma qua dentro cosa c'è, scusa? Cioè, posso farlo saltare in aria? Cioè, sarebbe molto divertente.
Non so cosa ho fatto. Ah, forse ho fatto saltare dentro a una Ariste torretta. Che bello, bellissimo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, con la carabina, non è che posso, per caso posso fare fuori qualcuno dalla lunga distanza, no? Tipo il pezzo di merda là sopra. Che bello quando gli saltano così le teste. Troppo, troppo bello, ragazzi. Intanto direi che possiamo provare a procedere. Si potrebbe provare, ma... Allora, qua c'è sta proprio la telecamera. Qua, sensore, infra... Quello che cavolo, mitragliatrice e Pegetas. Qua, ragazzi, non si può passare. Assolutamente no, off limits. Ma credo che sia off limits anche di qua, vedete? Come dovrei fare? Ah, vabbè, se la aggiro... shit! Oh, con quanta prepotenza, Dio santissimo! Facciamo così, che dite? Via! Pesci! Oddio quanti siete! Oddio quanti siete! Ma quanti siete! Oh mio zio! Oh mio zio! No, 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 si accabò un cazzo. Oddio, assoluta. Pezzo di merda. Oddio, vicinissimo alla telecamera. Ma loro non saltano in aria, scusami. Tu dovresti saltare in aria. Senza farci saltare a me, però. Aiuto. Ah, che bello. Che cosa divertente quando succede. Che saltano in aria con i propri ordigni. Bellissimo. Allora, Pegetas. Siete diventati monotoni, ragazzi. Datemi pure qualche altra cosa, vi prego. Una piantina verde della polvere da sparo. Intanto questa la spostiamo. Perfetto. Oh, che è? Chi c'è? Oh, che sta succedendo? Cioè, aspetta. Stai buono. Da dove cazzo arrivano questi? Volano giù come merde. Pezzi di sterco che non siete altro. E vi faccio saltare in aria. No, lo scudino no. Ma perché mi tocchi? Come ti permetti? Porco zio, non ci posso credere. Ci sono salita sopra. Dio santissimo, ragazzi. Che guaio tremendo. Allora, misceletta di piante. Vediamo di fare una cosa meravigliosa. Ecco, tipo questa. Tu sei morto, muori. Ah, porca miseria, mi sei rotto. Ah! Oddio, la bomba! Aggancio a scuola. Sta succedendo il macello, ragazzi. Il delirio. Allora, facciamo così, una cosa stupenda. Seguitemi. Via, bomba! Oddio, dinamite. Maledetto dinamite. Vabbè, almeno sono saltati in aria quasi tutti, ragazzi. Oddio, non ci provare. Oh, che meraviglia. Allora, Pegetas, mamma mia, ragazzi. Pegetas e Pegetas. Qua è veramente una cosa incredibile. Pegetas, allora, è una situazione veramente di merda. Ma proprio di merda. Di quella, capite, ragazzi? Marcia, cioè, lasciatemelo dire. Allora, intanto facciamo saltare in aria anche quest'altra torrettina. Che dite? Chi c'è là dentro? Ecco. Oh, che bello quando saltano in aria. Stupendo. Scatoletta. E Pegetas. Niente. Non ci vogliono dare altro, ragazzi. Non ci vogliono avvantaggiare. Fatto sta che io sono veramente nella cacca. Perché c'ho soltanto una piantina verde. Non ho altro. Mi creerò delle munizioni per fucile. Ricarichiamo. Spero, ragazzi, davvero che troveremo qualche altra cosa per curarci, perché sono in una situazione spinosissima attualmente. Pianta verde, perfetto. Pare che mi hanno ascoltato. Oddio, non voglio saltare in aria. Miscela di piante, via. E la uso tipo now. Tipo subito. Sì, si mette malissimo, Ada. Non male. Malissimo. Chi altro mi aspetta? No. Ciao ragazzi, oddio no, lui no, non ci provare. Caputa che te pario. Cioè, è possibile che mi devono sempre colpire in qualche modo? Oddio. No, raga, no, vai, colpisci.
Ok, non mi ha colpito tutti, vabbè. Aspetta, aspetta, aspetta che qua c'è sta la telecamera, aspetta. Oddio! Oddio! Minchia! Ma se io la sposto questa, funziona su di loro per caso? Sarebbe fantastico se funzionasse. Ma qualcuno è saltato in aria, ragazzi, non so per che motivo. Sì, ma che bello! Adoro! L'ho usata a mio vantaggio, ragazzi. Rubino, peseta, spolvere la sparo. Per fortuna almeno ho potuto risparmiare qualcosina. Non dico tanto, ma qualcosina. Quindi, munizione mitragliatrice. Che altro? Munizione mitragliatrice, pianta verde, granata fragmentations. Vice, vice, vice. Qua ci sono altre due scatolette, ragazzi. Vediamo, peseta, spolvere la sparo, polvere la sparo. Munizioni pistola. Perfetto, qua altre munizioni pistola. Perfetto, ragazzi, almeno un pochino rimpolpiamo qualcosina, ok? Quindi, vediamo. Possiamo procedere di qua, la telecamera tanto è fissa, ragazzi, direi di correre. Non c'è un momento di calma. Madonna oggi. Santa, per niente, oggi è davvero da delirio. Peseta, spesetta, se pianta verde, ragazzi, anzi due piante verdi. Direi di creare subitissimo una miscelezza di piante, riorganizziamo un po' tutto. Ecco qua. Quindi, di qua che cosa c'è? Di certo non scenderò adesso, continuerò a salire perché comunque dobbiamo cercare di arrivare alla torre là di trasmissione. E vediamo un po', allora questa adesso la posso spostare. Oh, 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 oh. Quanto siete proprio caponi, oh, che bello, adoro, adoro. Uccidi, 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 uccidi. Via. Aspetta, aspetta. Ok, 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 adoro, 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 ragazzi, adoro, adoro questa cosa. È bellissimo poterlo usare a proprio vantaggio, ma purtroppo la plaga non è morta. Che schifo che fai. Ecco, guarda, perfetto. Fatto sta che però così di qua io non posso più andare. Pesetas e pesetas. Quindi, perché cavolo l'ho dovuta spostare? Soltanto per ammazzare sta gente? Non credo. Però se la tengo così comunque non posso passare. Non lo so, ragazzi. Pesetas e pesetas. Così continuo a non poter passare. Ci devo passare da sotto, ovviamente. Quindi sì, comunque la devo spostare. Non potrei passarci da qua. Per cui, pesetas raccolte. Spostiamo di nuovo la torretta e adesso sì che possiamo scendere, ragazzi. Per questo ci permettono di scendere rapidamente da qua. Temo che comunque il cammino fin lì non sarà così semplice, quindi cerchiamo di stare pronti. Dobbiamo stare attenti, niente, a sto cecchino maledetto purtroppo, ragazzi. E dobbiamo cercare di raggiungere il prima possibile il luogo per il batrampino. Proviamo a farci vedere. Che dite, ragazzi? Cerchiamo di bloccarlo qua. Ok. Oddio, 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 oddio. Ma non è che si blocca. Mi segue, mi segue, mi segue. Merdaccia lurida. Via. Pensavo si bloccasse in un punto una volta vista. Però vabbè. Vediamo un po' cosa c'è da queste parti. Qualcosa di utile, qualcosa di piacevole. Qua si può scendere. Di là si può salire, solo che non so dove devo andare per procedere. Fatemi vedere un attimo, ragazzi. Allora qua mi sa che possiamo far saltare in aria quello che sta qua dentro, come abbiamo fatto per le altre due. Quindi abbiamo le due scatole, munizioni fucile e pesetas. Fucili, ho detto, munizioni fucile e pesetas. Dov'è l'esplosivo? Eccolo qua. Bam 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 bam. Adoro, adoro. Così la prossima volta ci pensate due volte a spararmi addosso. Comunque io aspetterei ad usare la miscela di piante, ragazzi. Vediamo di cercare di cavarcela ancora così. Quindi scendiamo. Devo trovare il terminale. Una parola. Collega il dispositivo. Perfetto, quindi siamo arrivati dove di regola dovevamo arrivare, ragazzi. Però perché questo posto tipo non mi piace per niente? C'è qualcosa sempre che mi puzza tipo tantissimo. Quindi spostiamo, tenendo premuto ovviamente questo pezzo enorme di muro. Ecco qua. Cosa c'è? Chi c'è qua dentro? Oh, niente scherzetti, no. Non mi fate scherzetti di merda di nuovo con i regeneradores, perché vi giuro, ragazzi, che la volta buona che spengo il gioco. Ve lo giuro, eh.
cavolo succede? Oddio, non mi piace per niente. Io lo sapevo che sto posto non mi sarebbe piaciuto per niente. Chissà perché lo sapevo. Che cosa posso aprire qua? Attiviamo. Ah no, munizioni mitragliatrice. Pensavo ci fosse qualcosa da attivare, ma la porta qua è chiusa. E qual è la password? Ah boh, non lo so. Possiamo rompere qua però? Possiamo romperlo sto vetro? No. Niente, è un vetro antiproiettile, non possiamo fare assolutamente nulla. E quindi qual è il codice? Il codice per entrare? Qual è? A parte che qua sopra c'è un tesoro, l'ho sentito adesso. Ok, perfetto, zaffiro. Ma quale sarà il codice, mo? Come faccio a saperlo, scusa? Ordine A008, non è che è questo? Boh, proviamo 008, ragazzi. Cioè, non mi viene in mente di mettere altro. Cioè, non lo so. È giusto? Ah, ok, adesso possiamo vedere le... come si dice? Le impronte. Con, ovviamente, l'incredibile occhio bionico di Ada. Proviamo 841. È giusto? No, negato. 148. Corretto. Che bello avere l'occhio bionico. Sì. Ma io che me devo aspettare qua dentro? Parlo seriamente perché... Allora, Lambra, rapporto sulla ricerca 12. Le nostre ricerche su Lambra proseguono sull'isola. Iniziamo ad avere le idee più chiare, ma abbiamo ancora tanto da scoprire. Lambra sta dando prova della sua efficacia. Non si è ancora risvegliata, ma ha comunque una forte influenza sugli altri parassiti, riuscendo addirittura a potenziarli. Ma dai. Ritengo che questa sua abilità ottimizzi la connessione tra il parassita e l'organismo che lo ospita. Nei nostri esperimenti siamo riusciti a ricreare questo fenomeno in uno dei soggetti di ricerca. È un grande traguardo. Adesso voglio sperimentare la sua influenza sulla variante superiore della plaga. Tuttavia, solo i membri più illustri dello Illuminados ospitano questo tipo di parassita e nessuno di loro accetterebbe di prendere parte agli esperimenti. Devo pianificare con attenzione se voglio trovare dei volontari. Ah. Non si fanno solamente trasmissioni radio qui. No. Facevano anche degli esperimenti, sicuramente esperimenti orribili. Non ho dubbi a riguardo. Dio santo, questo foglio che dice adesso? Analisi del soggetto, Martinico. Gli effetti dell'Ambra sono più grandi di quanto avessi mai immaginato. Martinico era un tempo un soggetto fragile e incontrollabile, disprezzato per la sua deformità. Tuttavia, dopo numerosi esperimenti, ha sviluppato un'incredibile resilienza e capacità rigenerative che lo rendono impermeabile agli attacchi delle armi convenzionali. È evidenziato questo perché? Perché giustamente ti dicono, guarda, che si sta parlando in questo documento di una cosa... che fra poco sicuramente ti ritroverai a un centimetro dalla faccia con la sua fiatella e tutto il resto, quindi preparati. Adesso le cattive notizie. Pur essendo diventato più forte, le sue capacità intellettive non sono migliorate affatto. È improbabile che succeda, ma se dovesse liberarsi sarebbe quasi impossibile riuscire a fermarlo. Solo potenti laser possono annientarlo. Quindi in pratica noi con le nostre armine del cavolo non possiamo fare niente. Quindi io immagino che questo Martinico abbia devastato questo laboratorio. È stato il caro Martinico? Fra Martinico campana rossa. Sali tu! Oh! Oh! Che gli dovrei fare io a questo? Io non gli posso fare assolutamente niente. Tieni premuto! Oddio, che ho fatto? Ah, ho chiuso il vapore, vabbè. Per passare io, ovviamente. Oddio, oddio, oddio. Dove vado? Dove vado? Passa, passa, passa. Muoviti, Ada, con fretta. Veloce. Qui è dove ci salutiamo. Oddio. Caro Martinico, scusa. Ho un po' fretta. Un po' fretta, oddio santo, questo mi darà la caccia! E io non lo... Ah, che cos'è sto schifo? Ah, un topo. Scusa, te sicuramente sei più bello di sto schifo che mi sta addosso. E anche tutti i tuoi fratelli. E si è spenta la torcia. Perché si è spenta la torcia? Dove vado? Dove vado? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Che devo fare? No, no, no.
No! Non ci pensare neanche. Che devo fare, gà? Devo passare quando lui non è qua sopra, suppongo. Perché se mi vede e mi sente, sono cacchiamari. Oddio, ma voi siete matti, io non è. Il mio nuovo amico deve essere il risultato di un esperimento. Ma dai, di cosa pensavi stesse parlando il documento di un minuto fa? Ada, secondo te? Mitragliatrice piantina rossa, posso crearmi un'altra misceletta di piante? E me la creo subito. Oddio, che incubo, ragazzi, che incubo terribile. Io, cioè, questa cosa pure non me l'aspettavo, se vi devo dire sinceramente. Un altro mostro, che bello, bellissimo, bravi quelli della Capcom che hanno... tutta questa meravigliosa e turbata fantasia per creare sti cosi. No, 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 correre così, no, no, no. Ma no, ma voi siete pazzi. Voi siete pazzi. Oh, corretto, che buco di culo, ragazzi. Ah, via. Scusa, Martino. Ti chiamerò Martino, spero che a te non dia fastidio. Ok, gli dà fastidio, va bene, ho capito. Come non detto. Che? Ma che volete? Oddio, e chi ci passa qua? Che devo fare? C'è qualcuno qua dentro. Sono arrabbiatissima. Pesetas, che c'è qua? Che è successo? Scusa amico, cioè, mi sta inseguendo un mostro che pesa 3000 kg. È brutto come il debito. Scusa. Quindi, lacrima viola e pesetas. E qua che cosa abbiamo? Un altro bel documentino. Rapporto sulla ricerca 14. Le mie scoperte mostrano che l'ambra ha l'abilità di rivitalizzare anche la variante superiore della plaga. Krauti è stata un'ottima scelta come cavia. La sua incontenibile brama di potere è bastata a convincerlo a prendere parte all'esperimento, mentre gli altri erano troppo sospettosi. I risultati sono stati eccellenti. La crescita della variante superiore della plaga sorpassa quella del parassita comune. Krauti è senza dubbio uno degli esseri umani più potenti che io abbia mai visto. C'è solo una cosa che dobbiamo temere adesso: il potere che giace all'interno dell'ambra. Come prepararmi? Che cosa devo fare in caso dovesse risvegliarsi? Non importa, scrivere questi rapporti non ha più alcun senso. Saddler è venuto da me, la fiala che mi ha consegnato è ancora qui. Ormai so troppe cose, so cosa mi succederà se decido di iniettarmi, e se mi rifiutassi mi ucciderebbe. Forse sarebbe meglio puntarmi la pistola alla tempia e premere il grilletto. Sarà una lunga notte, io ti consiglierei di sì. Secondo me la pistola alla tempia e il grilletto sono le cose migliori. Comunque qua dentro non si può fare nient'altro, ragazzi. Quindi vediamo un po'. Non mi piace per niente questo corridoio così. Ma ecco. Ma dai. Devo stare attenta. Oh! Allora, i laser sono l'unica cosa che possono far male al caro amico Fritz. È follia questa, ragazzi, dai. Ah, porca vacca miseria. Ma dai, cioè, che bastardata, infamata. Chiamatela come volete. Pure sta cosa, ragazzi. Oh, ah, cazzo, devo proprio strisciare, eh? E niente, devo quasi morirci per capirlo. Va bene, usiamo la fiala. Ok, possiamo accovacciarci del tutto, allungarci? Mi posso allungare? Oh, mi sto confondendo con qualche altro gioco. Non posso farlo, è possibile? Non mi posso allungare, ragazzi. Non vorrei dire, quindi ci devo passare quando quello va su. Porca miseria! Niente, mi stavo confondendo con The Last of Us, ragazzi. Che dopo essersi accovacciati ci si poteva pure allungare. Questo è, raga, poi è la confusione che si crea quando ovviamente si può. Ok. Quick time events, incredible! Che esagerazione. Concordo, Ada, su questo sono veramente completamente d'accordo. Quindi, codice, vediamo un pochettino. E che cazzo ci aveva questo sulle mani? La merda. 043 034. Ma scusa, 430 già l'avevo messo. Ah no, ok. Ah, quello è dal più forte al più. Dovrebbe essere così, insomma. L'impronta un po' più marcata. Ora a quella meno marcata. Il dispositivo. Ok, intanto ho raccolto pesetas, eh. Colleghiamo il dispositivo, incredibile. Vediamo un po' che cosa succede. Ok. Adesso il caro Martino potrà tranquillamente fare i suoi giretti.
Sono arrivata, ho collegato il dispositivo. Farà esplodere l'intera isola. Che bello! Inclusa la figlia del presidente. Non renderà le cose più difficili. Non c'è spazio per le mezze misure. Sì, vabbè, ok. Devono sacrificarsi per i forti. Certo. Wesker fa sempre l'osso duro. Ho preparato un mezzo per farti tornare sull'isola. Ricevuto. Sto andando. Ne pensa a Leon, magari. Comunque. Ok, Luis. Che cos'è che avevi detto? Penso che tu lo sappia, Wesker. Non sempre seguo i tuoi ordini. Ok, che ha fatto? Ha annullato l'esplosione o una roba del genere? Vabbè, di regola... Ho finito. La sicurezza è stata disattivata, ragazzi. Il problema è che Fra Martino è ancora qua in giro. Ovviamente, infatti, non si fa aspettare. Stai tranquillo, Fra. Me ne andrò presto. Anzi, guarda, sto già levando le tende. Oh, shit! Quick time event incredibile! Incredibile, assolutamente. Corri a decodere. Vieni bello se c'hai il coraggio. Vieni il bello se c'hai il coraggio. Vieni bello se c'hai il coraggio. Oh, povero, povero Martino. Oddio. No, vabbè, incredibile. È fantastica questa cosa. Adoro. Oddio. Affettato di Fra Martino. Oh. Scusa Fra. Doanna così. Che ce ne fa? Che succede? Ah. Nelle mani di quel maniaco. Sei Sattler. Toppe, bellissimo, mi piace da sto capitolo qua. Comunque, ragazzi, è stato bello. Cioè, veramente sto DLC, mo, a parte tutto, fatto davvero bene. Molto interessante, con nuove trovate, ma anche con cose che ovviamente c'erano nel gioco principale, e collegato benissimo ovviamente appunto alla storia principale. Davvero fantastico, ragazzi. Allora, io direi che salvo qua la partita. Ovviamente, visto che è finito il capitolo, ne approfitto e quindi riprenderemo dal prossimo capitolo la prossima volta. Mi farete sapere di nuovo, ragazzi, se siamo davvero vicini alla fine o meno, se magari il prossimo sarà l'ultimo capitolo o cose così, che veramente ce lo stiamo portando appresso da tanto tempo, ragazzi. Ma questo è dovuto al fatto, ovviamente, che purtroppo non riesco a pubblicare veramente tutti i giorni, e ho fatto anche delle pause, quindi solo questo è il motivo. Però in ogni caso è davvero piacevole questo DLC. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Gobdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!